Ciao a tutti amici di eximardoro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in anteprima italiana la TT Sports Poseidon Z. Come possiamo vedere, la grafica della confezione è abbastanza aggressiva. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa, il modello della tastiera e un piccolo adesivo che ci ricorda che la tastiera utilizza degli switch di colore blu. In commercio sono disponibili soltanto gli switch di colore blu e di colore marrone. Nel retro della confezione troviamo alcune caratteristiche tecniche della stessa che vedremo nel corso di questo unboxing. Procediamo dunque all'apertura della confezione. La tastiera, come possiamo vedere, è ospitata in una busta di Pluriball e al di sotto troviamo il bundle che adesso andremo a vedere. Il bundle della Poseidon Z si compone semplicemente di un opuscolo circa la garanzia ed un opuscolo sull'installazione e delle specifiche tecniche della stessa. La tastiera invece si presenta con un look abbastanza sobrio e minimalista. La colorazione è nero opaco e abbiamo la possibilità di utilizzare dei tasti multimediali tramite la pressione del tasto funzione e dei relativi tasti F1 ad F7. Inoltre, tramite l'attivazione del tasto funzione e dei tasti F11 e F12 avremo la possibilità di intensificare o diminuire l'illuminazione della tastiera, che si compone di su 4 livelli. Inoltre è presente sulla Poseidon Z il classico tasto per disattivare il tasto Windows in gioco, in modo che eventualmente dovessimo premerlo accidentalmente non torneremo sul desktop. Nel retro della tastiera, scusate, è presente una canalina che ci permetterà di effettuare un leggero cable management del cavo e quindi avere sulla scrivania la tastiera in modo più ordinato possibile, ed i classici piedini per rialzarla, dotati di piedini in gomma. Ai lati, ovviamente, se non sfruttiamo i piedini per rialzare, troveremo dei gommini che ci permetteranno di mantenere salda la tastiera al piano di lavoro. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto ed il connettore non è placcato in oro. Vi mostriamo adesso gli switch blu che si celano dietro questa tastiera. Ricordiamo che la Poseidon Z non adotta dei classici Cherry MX, ma dei switch meccanici abbastanza simili che si chiamano Kali, che per chi se ne intende, diciamo, sono dei switch un poco più economici, ma comunque altrettanto validi. Dunque, per ulteriori informazioni e per la recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, un saluto da tutto lo staff.